Ed eccola, eccola qua, guarda che bel primo piano alla nostra Lara. Ciao, ciao Lara, a tutti, ciao Miriam. Siamo ciao. Molto contenti che tu ti sia ripresa. Abbiamo sentito la tua mancanza la scorsa settimana, ma insomma, eccoti, ecco, eccoti qua. Eccomi qua. Esatto. Eccomi qua. Allora, da dove ripartiamo, Miriam? Ripartiamo, ho questo progettino proprio pensato a te, Miriam. Dai. Proprio a Miriam. Ma pensa. Dedicato a Miriam. Allora, no, sto scherzando. È dedicato a tutte le persone che amano come me questi bellissimi gomitoli stupendi, caldi di lana. Stupendi. Questi colori melange, caldi, morbidi, che però non prenderebbero mai in mano i ferri o gli uncinetti, perché per pigrizia, perché non sono capaci, perché non hanno voglia, però vogliono farsi una bella sciarpa, quindi faremo una sciarpa solo con i gomitoli. Bellissimo. Allora, posso farla anche io, che i ferri proprio non li posso prendere in mano. Allora prendiamo due del gomitolo che desideriamo. Logicamente deve essere comunque particolare, deve essere già bella la lana in sé. Certo. Ok. Prendiamo due gomitoli. Sì. E li srotoliamo tutti, Miriam, in questo modo qua. Togliamo. Okay. Non abbiamo bisogno di uncinetto, non abbiamo bisogno di ferri, non abbiamo bisogno di nulla. Prendiamo, allora, prima di tutto ne taglio un pezzettino che mi servirà dopo, quindi viene subito scartato un 15 cm 20 di lana, sì, di filo. Prendiamo la nostra lana, la mettiamo a misura e misuriamo un metro e mezzo, ok, sì, ma facciamo due per essere più sicure. Questo okay. È il metro normale, quindi facciamo un metro e mezzo più 50 centimetri e abbiamo il nostro tutto il nostro filo. Esatto, okay. La lunghezza. La no? lunghezza del nostro filo. Sciarpa, sì, 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 sì. E adesso cominciamo a arrotolarci, quindi facciamo la nostra striscia di lana, così srotolando tutti e due i gomitoli in contemporanea. Ecco, in questo momento che è caduto il gomitolo per terra, ci vorrebbe un gatto in questo studio che sarebbe bellissimo vedere alle prese col gomitolo. Vabbè, abbiamo diciamo, il gatto immaginario questo diciamo tecolo lì, che è meglio di no, perché sennò la sciarpa poi veramente non esatto, la fai più. Non la fai. Quindi sto, vedi, srotolando in un modo molto sì, facile, sì, molto veloce. Allora, diciamo che se abbiamo della lana di recupero, si può utilizzare una lana di recupero più un gomitolo di lana bella. Sì, ok. Certo. Per risparmiare un pochino. Ha un nome particolare, Lara, questo tipo di lana, questo gomitolo? Come facciamo a farci capire? Ma allora, questi sono, è una nuova collezione sì, di questo tipo di lana. Non, sì, comunque lana spessa, questa sì, che sembra è un una po' lana quasi infeltrita. Tessuto, esatto. Sì, sono strisce, come possiamo vedere, sì, di, sì, ma è di una ditta che si trova facilmente comunque nelle varie mercerie, ma ripeto, può andare bene qualunque tipo di sì, lana, logicamente non troppo sottile. Sì, okay, esatto. Quindi vedi, abbiamo fatto tutto il nostro, la nostra matassa. Ok, i nostri okay, due gomitoli i nostri li abbiamo due usati tutti. Li abbiamo proprio fatti, sì, srotolati tutti. Sì. La prendiamo a metà. Ok. Ok. Mettiamo il nostro nastrino. Giusto. E poi è velocissimo, quindi vedi? Facciamo il nostro nastrino in questo modo, okay, facciamo anche un fiocchettino per darle comunque certo, la ragione del nostro nodino, fermo, sì, proprio un semplice nodino. Controlliamo alla fine, ok, ecco, vedi esempio questo qua esatto, avanza, quindi lo vado, lo tagliamo, lo tiriamo proprio via, in questo modo qua. Nel frattempo, ok, e questo qua mi avanza per un qualcos'altro. Per la prossima dopo, volta, il pezzettino. Il pezzettino, serve, sì, esatto, che ci potrebbe servire. A questo punto cosa faccio? Prendo una pistola a caldo sì, e la accendo inserendo una ricarica di colla. Prendiamo la nostra Big Shot, se ce l'abbiamo, o prendiamo del feltro e lo ritagliamo a fantasia, sì, Miriam, facendo delle foglioline. Esatto. Okay. Allora, ricordo come si utilizza questa macchina, che serve per tagliare delle sagome. Si mette la piastra di plessiglass sotto, prendiamo la matrice che vogliamo utilizzare,
prendiamo il nostro panno Lenci, in questo caso è quello molto sottile, sì. Lo possiamo mettere anche in doppio per tagliare due fantasie. Sì. Mettiamo l'altra placca sopra. Ok, se non ce l'abbiamo, ripeto, disegniamo delle foglioline, un ramoscello e lo ritagliamo a mano. Perfetto. A questo punto che è uscito, tiriamo via la lastra e come vedi ho il mio ramoscello bello che è fatto e sì. tagliato, che è comunque sempre molto bello e così via. È molto decorativo, molto riempitivo. Sì. E dall'altra parte... Esatto. Il secondo. Questo è quello che avanza, io normalmente non lo butto perché comunque si può ancora recuperare qualcosa in questo pezzettino di panno Lenci. Esatto. Stessa cosa lo facciamo per tagliare una rosellina che ho già tagliato, e questa qua esatto. è la strisciolina, questo qua è un panno più grosso, Miriam, sì. è quello un pochino più spesso, sì. e quindi ne riusciamo a tagliare solo una e non due. Perfetto. Quindi fatto questo andiamo a rotolare la nostra rosellina e i nostri fiorellini. Sì. Sposto la macchinetta. Allora, avvicino la pistola a caldo. Sì. Allora, qui cosa bisogna fare? Bisogna arrotolare su se stessa la nostra rosellina in questo modo. Mm-hmm. Proprio con un po' di pazienza. Io le ho fatte in feltro queste piccole decorazioni, però possono essere fatte, cioè se una fosse capace di lavorare a maglia o uncinetto, può fare anche una mattonella o può fare anche un altro tipo di decorazione. Certo. Questo qui è la cosa più semplice. A questo punto, alla fine, l'ho lasciata abbastanza aperta, sì. mettiamo una goccia di colla a caldo per sigillare. Quindi attenzione. È sufficiente alla fine, vero Lara? Non sì, è necessario... sì, sufficiente alla fine, attenzione di non scottarsi. Mm-hmm. Questo qua è la parte del centro, come vedi è molto carina, comunque sì. sono quelle cosine molto riempitive, e questa è la parte del retro. Prendiamo i nostri ramoscelli sì. e li andiamo un pochino a incollare di dietro per finire un pochino bene il tutto. Certo. Perché sai, comunque anche se il retro rimane nascosto, si può sempre vedere. E esatto. anche questo lo andiamo a fermare in diversi punti. Eccoli. In questo modo qua. Così e così. Allora, tu devi sapere che stamattina Miriam, prima di partire, io ho sempre dato l'annuncio su Facebook e così via, sì. e so che in streaming ci stanno guardando da Lecce. Ma una, pensa. Sì, sì, sì. E, hai delle amiche creative anche sì, sì, a Lecce sì. che ti seguono. Sì, beh, diciamo che siamo comunque sia sul web, ma soprattutto lo streaming, visto che ho molte persone che conosco e che mi seguono fuori sì, regione, sì. ci seguono proprio dallo streaming di TRC ed è piace molto. È certo, un modo per raggiungere davvero anche sì, amici sì, insomma, sì, sì, lontani, no? Sì. Ormai bene. Il web non ha più, cioè non ha frontiere, sì. è tutto vicino, è tutto a portata. Quindi benvenuti di tutti. Anche a coloro che ci stanno seguendo da Lecce, sì, sì, grazie sì, sì, alla rubrica e alla presenza della nostra Lara Vella. Ecco qua. Eccola lì. Ecco qua, vedi come è già più carina, più riempitiva. Sì, è più colorata. È proprio, sì, ecco, sì. È molto molto più... Esatto. Lavorata. Prendiamo adesso la nostra sciarpa, il nostro sì. filo tutto srotolato e semplicemente annodato, sì. mettiamo in parte al fiocchettino un bel po' di colla ah. e ce l'andiamo a posizionare sopra in questo modo. Poi logicamente se io volessi darci due puntini sì, per sicurezza, ecco, la tengo qualche minuto sì. e poi una cosa importantissima con le pistole a caldo è trovare anche una buona colla, perché tante volte è si vero. Usano delle colle che non tengono niente, sì, Miriam. Sì. Quindi è importante la qualità della colla. Ma guarda che meraviglia! Vedi com'è carina, è proprio deliziosa. Adesso me lo avvolgo attorno al collo per far vedere come funziona. Sì. Spero che il microfono non... Esatto, non vedrai adesso il nostro Carlo Brandelli avrà qualche sussulto di preoccupazione.
stagione, ma vedrai che qualche gestaccio ci arriva. Guarda, è già finita. Quindi prendiamo la nostra sciarpa in questo modo, teniamo la mano all'interno, qualche filo di colla, all'interno dove abbiamo la nostra rosellina. La giriamo intorno al collo, prendiamo questa parte qua, la giriamo. Ma guarda. Ed ecco qua la nostra sciarpa. Sciarpa bella calda, bella morbida, colorata come abbiamo scelto di colorarla. È proprio velocissima. E che cosa, in quanto tempo ci siamo stati a farlo? Pochissimi minuti. Sicuramente la bellezza dei gomitoli e della lana è molto, molto particolare. Chiaro. Questo qua è proprio un metodo veloce, simpatico per fare queste creazioni moderne, belle. E dopo qui ci si può mettere il fiorellino, ci si può mettere la rosellina, una non le piace il feltro, ci può mettere un ciondolo fatto in bigiotteria, ci possono essere tantissime applicazioni. Esatto. A me questa qua è una cosa che piace veramente tanto e ho voluto proprio fare questo per far vedere che le tecniche non sono solo legate, io so fare maglie, faccio solo maglia, o io so fare decoupage, cioè bisogna anche un po' dal prodotto inventare un qualcosa di diverso, metto ancora qualche goccettina di colla, qualcosina di diverso e che sia facile e veloce alla portata veramente di tutti, Miriam. Questa riusciresti a farla anche tu, vero? Sì, grazie, è proprio vero. No, stavo proprio dicendo che di fatto hai solamente usato le forbici, quindi insomma c'è chi ha la fortuna, il dono, il tempo e la passione, non so, di lavorare a maglia e insomma quella è una cosa meravigliosa che tra l'altro ce l'avamo già raccontata anche in passato, insomma rappresenta anche un bel momento di vivere il proprio tempo con calma per raccontarsi, eccetera. Però voglio dire, chi non ha quel tempo e quella passione può davvero riuscire ad esprimersi anche attraverso questo piccolo lavoretto che cioè questo qua può essere un'idea. Prima di tutto a me piacciono tantissimo perché sono belle calde, te le fai in un minuto, anche guarda con fantasie per utilizzare due tipi di lana in modo diverso. Se abbiamo ancora un attimo te lo faccio vedere. Sono curiosa perché appunto, ad esempio, per vedere come si accostano anche le due tipologie di lana, perché giustamente sottolineavi che bellissima questa lana così particolare, ma se in casa ci troviamo con un rimasuglio, con un gomitolo avanzato, possiamo sono belle, sono calde, sono simpatiche. Allora, anche qua partiamo, prendiamo sempre la misura dei 2 metri, che così è un po' anche un ripasso per le nostre ascoltatrici, quindi abbiamo detto che il metro, ricordati il pezzettino, Lara, quello che ci serve. È vero, il pezzettino. Ti imparo un po' in fretta, sì, vedi, ma ti metto alla prova. esatto e così velocemente riprendiamo qua, li mettiamo a pari, prendiamo i nostri 2 metri. Allora, diciamo che questo tipo di sciarpa la facevo qualche anno fa realizzando la rosa in infeltritura. Diciamo che questa qua può essere una variante per chi non ama infeltrire la lana, che è un'altra tecnica di utilizzare questi gomitoli particolari. Ecco qua, molto velocemente, gatti non ce ne sono, quindi andiamo via molto spedite. Esatto. Ecco, allora, ritornando a quello che si diceva, può essere un'idea comunque facile, veloce da fare anche per i bimbi, per la festa della mamma, per il compleanno, per il regalo di Natale, così via, bastano semplicemente 2 gomitoli. Ma a dire la verità può essere anche un articolo moda, classico vestitino nero o grigio o un colore che non riesce ad abbinare con niente. Questa sciarpa ti fa sia da sciarpa ma anche da collana, da decorazione. È vero, sì, perché è proprio particolare, rimane proprio così particolare. Sì. Ma senti. Ecco qua, logicamente i gomitoli non hanno la stessa lunghezza, quindi ci sarà quello verde, melange, che finisce prima e l'altro invece dovremo continuare a srotolarlo. Ecco. Ok.
Ecco, il levaggio di queste sciarpe. Ah, giusto. Perché, sì. Insomma, allora, diciamo che se stiamo attenti e se siamo brave le riusciamo a lavare senza infeltrirle. Diciamo che se evitiamo di metterle in lavatrice è meglio. È meglio, certo. Queste qua sono proprio da lavare a mano, perché sì. e aprire i fili che non si uniscano, certo. Quando... Sì. Si arrotolerebbe eccessivamente, chiaramente. Però ripeto, sono così, lavatrice. Sono così facili da fare, sì. Che poi volendo uno può anche recuperare il gomitolo e farci un maglioncino, farci un qualcos'altro e così via. Sì. Allora, guardiamo se finisce questo. Sì. Questo qua bianco, se no adesso... consideriamo anche la lunghezza, che sì, non è necessario sì. farla troppo lunga, vero Lara? Perché no. Poi il suo bello è che diciamo rimanga... che i 2 metri sì, sono giusti, sono precisi, perché sì. Cioè, tu realmente poi lo vai a mettere in doppio e mettendolo esatto. in doppio hai 4 metri di, sì. di filo che ti vai a mettere esatto. in parte al collo, anche perché non deve essere enorme. Sì. A questo punto andiamo sempre a fare il nostro nodino, sì. Ok, facciamo un fiocchettino. Esatto. Ok, così, e questa qua è la nostra sciarpa. Se abbiamo delle parti più lunghe, come abbiamo fatto prima, le sì. pareggiamo. Se la vogliamo rendere preziosa, possiamo mettere delle perle in fondo, così via. O se no, adesso la vado a legare al collo. Quindi abbiamo detto che mettiamo nel centro della nostra sciarpa la mano, la tengo legata qua, la posiziono al collo e chiudo in questo modo qua. Guarda che colore, insomma. È già che, subito sì, una sì, decorazione già... carina, dove sì. qua adesso non ho preso un qualcosa da metterci, ma ci posso mettere un cuoricino, un qualcosa, o anche semplicemente o anche lasciarla così. Sì. Ti dà una sorta di collo caldo. È vero, è vero. E simpatico e veloce. È vero. Questa è un'idea per me simpatica, la possiamo poi, vedi, anche arrotolare, possiamo certo. fare quello che desideriamo. La possiamo tenere sul così. Collo così sì. e girarla in questo modo, anche questo può essere un modo simpatico e veloce per fare un po' di tendenza, anche perché la creatività è anche un pochino moda. Certo, è perché anche no, un pochino moda. Non si preclude a nulla, non insomma, si preclude davvero. A nulla. E allora sono molto molto contenta, perché insomma Lara ci dà la possibilità davvero di mettere un po' di noi in tutto ciò che facciamo, ma addirittura che arriviamo ad indossare. Poco fa la nostra regia sì. ha mostrato in anteprima sì. una nuova pagina Facebook sì. di cui dobbiamo assolutamente parlare, perché tra l'altro in pochissime ore, perché è stata aperta proprio, ieri sera intorno esatto, alle 5, esatto, abbiamo già 100 mi piace, sono felicissima, è la nuova pagina di Mani di Lara sì, su Facebook sì. e Talenti Creativi, e parliamo un secondo anche di che cos'è Talenti Creativi. Certo. Allora, Talenti Creativi è un nostro evento che si terrà nelle prossime settimane, è un casting aperto a tutti, quindi siete tutte invitate a partecipare, hobbiste, creative conosciute, non conosciute, negozianti, persone che si vogliono mettere alla prova, persone che vogliono comunque condividere con noi la creatività. È un videocasting che verrà fatto nelle 2 fiere principali dell'Emilia Romagna sulla creatività, sulla pagina Facebook trovate tutte le date e la procedura, consiglio di registrarsi, è completamente gratuito, saranno 10 minuti di registrazione dove le persone possono venire presso lo stand e mettersi alla prova, fare un loro oggetto, fare una loro creazione. Tutti i video saranno caricati sulla pagina, su uno YouTube dedicato sì. e le più belle, le creazioni più belle, i video più belli saranno tue ospiti. Esatto, li porteremo qua dal vivo, insomma, ci sarà la prova. Se vorranno venire, esatto, volentierissimo. Esatto, e poi potranno essere anche pubblicate sulle riviste con cui io collaboro. Ed è un'iniziativa unica, mai fatta. Bella e soprattutto veramente aperta a tutti. Avete 10 minuti per dimostrare la vostra creatività e comunque è un modo per
per condividere anche il sapere di tante, tante, tante persone. E certo, poi è un modo anche così, insomma, di raccontare un po' di sé, sì. Perché attraverso quello che uno ama fare, poi dice tanto anche di sé, insomma, di ciò, certo, che è rappresenta. Insomma, poi questa idea anche di trasferire, insomma, su chi ama la creatività, questa possibilità di provare un'esperienza anche, sì, televisiva e soprattutto di live sì, nell'evento e nella fiera, insomma, sicuramente ha qualcosa di accattivante che sono certa chi ti segue, chi ti conosce, sì, saprà cogliere, sì, sì, e comunque sviluppare. Sulla pagina Facebook, sì, di Mani di Lara Talenti Creativi trovate tutte le informazioni e vi aspetto numerose al casting. Ma certo, saranno tantissimi. Allora, davvero, davvero grazie alla nostra Lara che oggi va via addirittura con tre sciarpe realizzate. Sì, chissà se va via davvero con tutte e tre. Mi sa non di lo no. so, poi ve lo racconto. E allora, grazie alla nostra Lara, la ritroviamo come sempre raggiungendola nel suo laboratorio giovedì all'interno di Detto Tra Noi, invece sempre in diretta al martedì. Grazie Lara, alla prossima settimana. Grazie a te, Miriam.